siamo qui a festeggiare la festa nazionale dello sport e noi crediamo che meglio che con le scuole non si poteva fare. Tutti questi ragazzi fanno parte di uno dei progetti che il CONI provinciale ha sul territorio. Sono progetti molto interessanti perché la scuola per noi è il centro dell'attività che dobbiamo fare, perché a scuola riusciamo a trovare tutti i ragazzi e a farli provare qualche cosa. Io mi auguro veramente che la scuola, così come le amministrazioni pubbliche, capiscano quanto oggi lo sport sia importante per la crescita di questi ragazzi. Giornata finale del progetto Scuola Sport, siamo attualmente a Cles, progetto Scuola Sport che va su tutte le terze e quarte classi di quasi la totalità della provincia. È un progetto fantastico che ha sempre più successo, soprattutto per un motivo, perché per anni nello sport si è sempre detto che le società sportive dovrebbero entrare nella scuola. Bene, con questo progetto le società sportive esistenti nel territorio, nei vari comuni, hanno la possibilità di far vedere ai bambini i primi movimenti delle varie discipline sportive. È un progetto che soprattutto per le discipline minori è una grossa vetrina e sappiamo che le società sportive, grazie a questo progetto anche, sono molto cresciute come adepti, perciò molti bambini, oltre che far durante le ore di motoria ogni mese cambiando società sportiva, molti bambini si appassionano alle varie discipline che questo progetto le propone durante le ore di attività motoria e poi fuori dalla scuola hanno la possibilità di poterle praticare. È un progetto che dal punto di vista poi tecnicamente motorio dà la possibilità proprio ai bambini di lavorare su tutte le capacità coordinative, perciò sui giochi con la palla, piedi, mani o quant'altro, insomma, le ginnastica artistica per quel che riguarda la mobilità, tutti i giochi e le discipline delle arti marziali per i contatti umani, per la forza, tutti i giochi tennis, più tennis tavolo, badminton, eccetera, per quel che riguarda i giochi con un attrezzo e quant'altro. Perciò oltre ad avere tutte queste belle opportunità, anche dal punto di vista motorio, per i ragazzi è un'offerta molto molto formativa. Esistiamo e esisteremo proprio che la scuola diventi il centro focale dell'attività motoria per i ragazzi, poi con l'aiuto delle società e dopo, quando sono un po' più grandi, allora possono scegliere veramente una disciplina da fare.